chi si umilia sarà esaltato. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buongiorno carissimi amici. Accogliamo la parola di Dio che oggi ci viene data dal Vangelo secondo Luca, capitolo 14, versetto 1, dal 7 all'11. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Amen. Carissimi amici, oggi continuiamo il capitolo 14 e vediamo la seconda parte dell'episodio in cui Gesù, come abbiamo visto ieri, si reca a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare. E tutti lo osservano. Abbiamo visto ieri che Gesù ha guarito in giorno di sabato un idropico, un malato, e vediamo come oggi ha qualcosa da dire agli invitati. Gesù è un osservatore attento e guarda il comportamento degli uomini, perché sa che in ogni gesto c'è una realtà più profonda. Nel gesto da parte degli invitati di scegliere i primi posti, di stare vicino al maestro, agli altri, davanti, in realtà si vede che c'è una presupposizione del proprio cuore ad essere orgogliosi. Un cuore che vuole primeggiare, un cuore che vuole ergersi, una personalità che vuole essere più degli altri, farsi vedere, farsi notare. Gesù allora dice, attenzione, quando ti invitano, non metterti davanti, non farti vedere subito, anzi, cerca di stare indietro, abbassati, dice. E questo noi sappiamo che Gesù lo ha fatto. Quando è venuto qui sulla terra, 2000 anni fa, Gesù si è messo all'ultimo posto. Gesù non è andato avanti. Gesù è nato a Betlemme, in un'occasione particolarissima, quando c'era un censimento a Gerusalemme, in tutta la Giudea, e lui è nato senza una casa, perché era in viaggio. Erano in pellegrinaggio con i suoi genitori. È nato in un modo davvero umile, semplice, all'ultimo posto. È cresciuto nello stesso modo, come un semplice figlio di falegnami. E da quando ha iniziato ad annunciare il regno di Dio, la buona notizia è che già Dio era venuto a visitare il suo popolo. Sempre lui si è mantenuto in questa umiltà, con autorità, fino al momento finale sulla croce. Lì sì, che si è spogliato totalmente, che si è umiliato, che ha dimostrato ciò che Dio è. Dio è amore, Dio è misericordia. Abbiamo il bellissimo passo, Filippesi 2, Gesù sulla croce si è svuotato, c'è questa kenosis, questo svuotamento della propria divinità per riempire ciascuno di noi. Ecco perché Gesù dice ai discepoli, dice a questi farisei, attenzione a come vivete, a come vi comportate. Voi insegnate la legge, insegnate tanti precetti, ma in realtà il vostro cuore è sporco. Il vostro cuore è così pesante
che voi sempre volete mettervi davanti. Gesù ci insegna allora qual è lo stile di vita del cristiano. È colui che in realtà si riempie di Dio, svuotandosi di sé. Ma i farisei facevano l'opposto. Si riempivano di se stessi, delle proprie azioni, di ciò che facevano, delle proprie opere, svuotandosi di Dio. E quindi c'era una religiosità molto superficiale. Ma noi, se vogliamo vivere da cristiani autentici, cerchiamo di svuotarci del nostro io, delle nostre glorie, delle nostre bravure, capacità. Mettiamo Dio al primo posto. Ecco cosa vuol dire umiliarsi. Dio, Yeshua, nome al di sopra di ogni altro nome. Lui solo innalziamo nella nostra vita. Sarà Lui che al momento opportuno ci innalzerà, come vuole, quando vuole, dove vuole. Noi apparteniamo a Dio. Grazie, Signore Gesù, per questo Vangelo. Grazie per la Tua parola che anche oggi entra nel mio cuore. Aiutami a svuotarmi del mio io, ad allontanarmi dalla mia idolatria, della mia persona, dei miei pregi, delle mie bravure. Signore Gesù, manda il Tuo Spirito Santo nella mia vita perché io mi converta, perché io mi abbassi, mi umili, perché io innalzi Te, Signore. Voglio che il Tuo nome sia sopra ogni altro nome. Aiutami ad essere testimonianza nella mia famiglia, nella mia casa, nel mio lavoro, coi miei amici, nel mondo, che io seguo Te e che voglio mettere la Tua presenza al primo posto. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, accogliamo lo slogan di oggi: chi si umilia sarà esaltato. E noi sappiamo che vogliamo esaltare e innalzare il nome di Gesù nella nostra vita. Nome grande, nome forte, nome potente. Buona giornata, carissimi amici. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Ascolto.